doppiare, okay? Esatto. Quando io andavo a scuola, ti dico che onestamente mi sarebbe piaciuto vedere un video così per capire come allora doppiare. Io mi ricordo che in realtà questo video l'ho già visto un sacco di tempo fa e qualcosina ho usato. E ha funzionato. Qualcosa ha funzionato. È stato espulso due volte. Non è assolutamente vero. Ragazzi, dite a tutti, a Luca, che questi occhiali sembrano spaccano. Ma non è vero, questi occhiali spaccano. Guarda che roba, guarda che... Allora, ma sono belli, ma allora, non per fare il video. Li ho appena comprati, quindi voglio solo complimenti, li commenti per gli occhiali. Hai pagato per comprare questi occhiali? 15 euro al cinese. Ah, 15 euro al cinese? Più o meno. Iniziamo. Vai. Che bella questa intro, non te la ricordi? Tu non avevi visto il loro video? Sì, l'ho visto e sono stato espulso due volte. Allora, poi praticamente ti fa collegare con i puntini, tipo lo stato e il coso. Esatto. Ah. E lei invece ha usato la tecnica di incrociarli tutti. E ragazzi, e... non fatelo a scuola questo, perché se non verrete bocciati. Me... Allora, però tu scherzi, ma la prof. Dai, Sara, cioè, ma che trucco, no, è? Oddio, questo lo conosco già. Stop. Io questo lo conosci. Sai questo con cosa l'ho fatto? Sì. Con l'acqua, con l'etichetta dell'acqua. Se tu scrivi dietro l'etichetta dell'acqua. Ah, e poi lo togli. E poi tu no, poi tu lo giri e puoi vedere da. Allora, adesso vi faccio prima vedere il trucco, poi vi spiego come gliel'ho beccato a me. È stata una roba vergognosa. Tu praticamente le cose di matematica. Esatto, scrivi semplicemente sulla cosa della Coca-Cola, poi quando rimetti giù la Coca-Cola però non si vede perché non si vede. Perfetto, a me come mi hanno beccato, stavo bevendo la Coca-Cola durante l'intervallo, la mia compagna l'ha visto. Ma no, ascoltami, me la ricordo bene. Giulia, lo ricordo bene, non sto scherzando. Che succede? Me lo ricordo perfettamente. Nell'intervallo io bevevo, lei mi ha visto. Quindi cosa succede? Durante la riga fa: prof, ma guardi la Coca-Cola di Luca, guardi cos'è che ha lì. Me lo ricordo benissimo. Niente, so dopo. Cosa è successo? Ho preso qua. No, ho preso la nota e verifica annullata tutto. Io mi immagino la nota: ho scritto la verifica sulla Coca-Cola. Sì, era più una firma della... Allora, vabbè, questo qui copia. Beh, in realtà è molto funzionale. Guarda che funziona. Scusa, ma è un... Allora, però, più che altro, sai che tipo a me non mi facevano tenere l'acqua le cose sul banco. No, mi facevano tenere solo la penna. E quindi questo è molto difficile. Però quando... Se te lo fanno tenere, potrebbe funzionare, esatto. Gli arriva un foglio alla ragazza, semplicemente. Ah, lei ha preso un brutto voto. Oddio, lo conosco questo con lo scotch. Non funziona. Tu metti lo scotch sopra e lo ripassi. Guarda, e adesso in teoria... No, era cavolata. Questa, era ragazzi, cavolata. Vi assicuro questa che non, questo vi assicuro, secondo che non funziona. Me funziona solo se il prof ha scritto il voto con il pastello rosso e non con la penna. Sì, vabbè, ma chi è che scrive col pastello rosso? Non lo voto? So, poi dici 5 minuti. Ma non esiste una roba così. Io mi ricordo, noi quando eravamo piccoli, che tu una volta vieni da me, dalla mamma, dal papà, e dici: ragazzi, ho trovato un modo per avere tutti i voti alti in pagella. Ah, e faccio vedere l'ispezione elemento su c'era Google. C'era il registro elettronico e facevo l'ispezione elemento e cambiava il voto. Che comunque, quando volevo fare il figo con i miei amici, guarda, ho preso 10, lo facevo. Cosa illegalissima, non lo fate. Questo, aspetta, cos'è? Ah, per tenere il telefono fermo. Ah, quella molletta, cosa l'ho fa? Capito. È tipo... Fatti quella specie di piedistallo. Esatto, semplicemente per il telefono. Oddio. Io l'ho provato, sta proprio qui, non funziona perché ti cade ogni 30 secondi. Con questa ti cade? Sì, esatto. Ah, perché il telefono pesa. Mangiano le patatine. Ok, patatine. Semplicemente stanno mangiando. Hanno visto che stavano mangiando, ok. Sì, ma lo sto capendo. Metti dentro la penna per fare cosa? Oddio. Cioè, tu metti la penna... Ah, che figata! Beh, questo non l'ho mai è fatto. Una hit! È la prima volta anche che lo vedo, questo è una bomba! Prima che io non vado più a scuola, quindi vabbè. Bello mi servirà. Questo. Ah, figata! Allora, qui ho sbagliato a scrivere, ma non c'è la gomma dietro la matita. Quindi come fa a quindi, sistemare? Sono davvero curioso. Tempera la... Perché solitamente la gomma è sotto... Io questa cosa lo facevo per tipo divertirmi, cioè tipo per... Non sapevo cosa fare, temperavo la gomma. Vabbè, a te non è capitato che mangiavi il dietro delle matite? Ah, di brutto. No, ma non morsicavi. Sì, per il nervoso. Delle sì, esatto, prima delle verifiche. La tabellina del 9, vediamo. Vabbè, non è che ci voglia un genio, adesso a fare la tabellina del 9, va bene. Adesso si scrive 1, 2, 3, 4, 5, bellissimo questa cosa qua. Cos'è che fai? Non lo sai il trucchetto? No. Che la tabellina del 9, se tu scrivi al contrario, prima 0, 1 e poi così... È la tabellina del 9? Ti esce la tabellina del 9. Ah, che figata. Vabbè, posso dirti che sì, bella, ma dai. Però la sanno tutti. Sì, ma in quale verifica ti chiedono la tabellina del 9? Io questo. Cioè, devi andare in seconda elementare. Questo trucco della gomma, penso sia il trucco che ho, cioè, ho sempre usato. Io non è che copio tanto. Ecco, l'ha sempre usato. No, l'ho usato e funziona. Guardalo, vediamo. Perché questo è pazzesco. Il trucco della gomma. Mi ricordo curioso. Che in scuola mia era diventato molto famoso. Ci metti dentro il bigliettino. Era diventato famoso nella mia scuola. No, fai così, ci metti il bigliettino e... Però posso dirti che ce ne sono di un sacco migliori. Tipo... Stupidissimo, usi l'Apple Watch. Cioè, grazie, con però... l'Apple Watch prendi boom, certo, la cosa. Okay, cioè, ragazzi... Adesso, però qualche anno fa gli Apple Watch non erano così. Sara, quando tu andavi all'elementare o alle medie, saranno passati 2 o 3 anni. Sono passati 3 anni da quando andavo alle medie. L'Apple appunto. Watch 3 anni fa c'era, ma non era così. Ma l'Apple Watch c'era... ma l'Apple Watch non c'era Google. Ma non diciamo, ma... C'era Google. Ma c'era Google anche 5 anni fa. Ma c'era Google, ma non sull'Apple Watch. Ma certo, certo, c'era anche sull'Apple Watch. Veramente? Ma sì. Ragazzi, niente, Sara aveva un trucco incredibile per copiare, invece è stata bocciata 6 volte. La gomma.
Che comunque è una figata, però dai. Cioè, sì, ma guarda che cosa ha scritto qua. Sì, ma poi ti sgamano facilmente a fare una roba così, dai. Vabbè, dai, no. Ma sì, perché una volta che lo fa uno, poi la provo, guarda tutte le gomme. Allora, lei scrive e non e va più la penna. E la penna non funziona. Vediamo. Soffia sulla penna. Ah, questo lo facevo anch'io, potrebbe funzionare. Soffia sulla penna? Ah, vedi così, sulla penna. Io immagino sì. Te. Tutti zitti. No, che brutto segno. No, no. Andiamo avanti. Ah, sai perché usa il phone? Perché la riscalda. Perché non scaldandolo si scioglie l'inchiostro. Ragazzi, ho studiato chimica. Sì, chimica. Infatti, fa il turistico. Vabbè. E qui faccio ragioneria. Fa ragioneria. Niente, neanche quello so. No, si è macchiato lo zaino. È brutto questo. Quindi cosa succede? Zaino macchiato, cose da cucina? No, non sto capendo. Ah, tipo la carta da forno e lo scotch in alluminio. Ok, ma cosa vabbè, succede? Vabbè, questo ci metti più a farlo. Sì, che... vabbè, ah, dai. E fa la custom per lo zaino, guarda. Sì, vabbè, cosa siamo su Art Attack? La custom per lo zaino. Vedi? Ok, te lo giuro che non avrei mai voglia di fare no, una ma più che altro, ma guarda quanto è brutto. No, ma più... cioè, è veramente brutto Madonna questo. Santa, ma che... Ah, no, ah, quello era tutto per togliere. Ok. Okay. Sì, comunque... È comunque brutto. No, no, magari è anche carino, ma io ho voglia di fare una roba così, cioè è proprio impossibile. Ma Luca, ma che dici? Tu seguivi tutte le puntate di Art Attack. Ma no, io seguivo veramente Art Attack, però... Oh, figo però, posso dirti? Sì, va bene, però... Sì, niente di che, però dai, non è così brutto. Poi, allora, prende un... cos'è, un cartone? Sì, questo è un cartone. Ok, lo piega. Ok, vabbè, sto facendo la copertina semplicemente del libro. Fa una cover per il libro, esatto, l'unica roba... Sì, però anche qui c'è uno, come fa a mettersi no, lì ma... la cover? No, ma poi il vero problema è che la cover per il libro, questa qui si distrugge subito perché è fatta in carta. Sì, però cioè... tu dici per non far leggere il libro alle persone, cioè che libro... Non so, vabbè, non sì, non so. Per non far capire la copertina del libro allora, che qui, stai leggendo. Allora, questa ragazza cosa ha? Ah, ha il fogliettino per copiare che è lunghissimo, quindi cosa fa? Lo mette in mezzo a due righelli uguali. E così cioè? Non ci messi un libro, guarda. No, no, no. Ah, prendi il righello così esatto, ne pieghi uno sopra esatto. L'altro. E così non... Però questi sono tutti trucchi, ma sai qual è il problema? Che durante le verifiche a me facevano togliere tutto dal banco. Magari soltanto... detto prima io. No, magari soltanto l'acqua, però dai, il righello. Cioè, se tu vedi una briga di italiano, non puoi vedere... Il righello, sì, esatto, cioè solo in matematica, in geometria lo puoi fare, vediamo capito? Questo. Ah, mette... questo fa il serbatoio per il temperino, col mette il temperino dentro il... Ah, che figata vabbè. Però. Vabbè, no. Io mi ricordo che uso sempre la scusa tipo dell'andare a temperare. In piedi, perché non c'hai voglia di stare seduto tre ore d'accordo. Comunque assurda, perché io vorrei andare a scuola per un giorno, te lo giuro, per riprovare quella sensazione lì. Qui sto facendo una colla con la colla caldo. Sai quante volte mi sono bruciata io con la colla caldo? Tu non hai sai che io non l'ho mai usata. Sì, così non si vede la fotocamera però. Ma infatti. Ok. Vabbè. Cioè neanche un professore cieco e sordo non si accorgerebbe di una roba così. Sto mettendo un pastello dentro la penna. Ah, sai perché? Perché quando è piccolino non riesce a tenerlo in mano e quindi lo mette nel serbatoio della penna, così... Sara, ma che... ma cos'è sta roba? Ok, c'è un cuore disegnato e per... Ah, tipo ragazzo che manda il cuore alla ragazza? No. Sì, si scrivono sullo zaino. No, questo non l'ho capito, no, sinceramente. Neanche io lo sto capendo, questo. Ah, sta tipo personalizzando lo zaino, secondo me. Vedi che così si sfuma i colori, sembra sì, un ma io mi sembra tra tutte le persone che ci sono qui, chi avrebbe mai voglia ma di fare una roba del genere? Ma è orrendo. Andiamo. Due... Ah, questi qui sono... Paste a cera. Paste a cera? Il pongo? Vabbè, il pongo. Paste a cera, ma che è? Il dodò. Ah, penna la mette sopra. Sì, vabbè, ma che è sto schifo qui? Cioè, più che altro è veramente brutto. No, ma più che altro è anche scomodo. Pensa che scrivi tutte le mani appiccicose ogni volta. Ma cos'è? No, è bruttissimo. Sì, vabbè. Questo. Poi, allora, lei... Ah, che schifo! Ma non ti sporcavi tutto di gesso? Di gesso. Ah, pensa! Le mani sul gesso. Ah! Io mi sono stato a pensarci, cazzo. Poi. Allora, qui prendeva il latte, acqua. Acqua e latte. Metteva il gesso dentro. Aspetta, non so l'inglese, nessuno di noi sa l'inglese. Vabbè, capiamo cosa fa. Ah, questo quello che viene ah, tu. Questo utilizza... Bigliettino sulla penna? No, questo mettendo come se fosse un righello, così utilizza la penna come righello. Guarda. Ah, così usa lei la per penna. Prendere le misure ah, usa la penna come righello. Sì, ma poi noi vogliamo dei trucchi per copiare, però. Però questi sono trucchi utili. Sì, sono trucchi utili, ragazzi. Allora, certo, poi, tagliare un quaderno, bellissima idea, sì. Ok. Sì. Ah, un quadernino piccolino. Ah, questo è per copiare, guarda che roba. E qui dentro ci scrivi le robe per copiare. Ragazzi, vedete, noi siamo dei bravi... Sì, però tempo che tiri fuori il quadernino, te lo sfogli, vedi le cose, no. Ci ti hanno già sgamato. Ma il problema più che altro è uno, che se tu stai facendo la verifica, non puoi prendere il robino così, cioè, deve essere una roba un po' più sgamo, capito? Tipo so. Con la gomma. Con la gomma era perfetto. Sì, dove si fa anche. C'erano i miei compagni che sotto la scarpa e così uno alzava il piede e Io sai cosa facevo? Io mi ricordo che mettevo sempre la maglietta a maniche lunghe e non mi scrivevo la roba qui, me la scrivevo tipo qui. Sì, così ti alzavi. Così in realtà facevo così, tipo che mi grattavo. Non l'ho bocciato 26 volte, non è vero, però non fatelo. Ah, e poi ci mette... Cos'è questa cosa? Ah, sì, vabbè, dai. Sì,
si tira il braccio il quaderno. Però si sta la... cioè tu pensa uno durante la verifica che si fissa la mano così. Certo, ma non è che te la fissi, sei lì così, guardi e scrivi, guardi e scrivi. Se guarda, non sei al primo banco ce la fai. Il mio metodo dell'Apple Watch è il migliore, no, ragazzi, fidatevi. Fidatevi. Allora, queste cicche. Cicche, prende le cicche, se la sta per mangiare, va bene. Ah no, ha svuotato il... svuota il coso delle cicche. Questo è la cera, tipo, mi sa. Ci scioglie il pastello a cera. Mi sa che... esatto. Oddio, poi lo fa diventare freddo. Lo fa diventare freddo. Basta, fine dei giochi. Ah, e diventa un pastello a cera grande. Vabbè, dai, sì. Vabbè. Però sono robe inutili, cioè ti fai uno sbattimento incredibile per... Poi qui sciogli la cannuccia e fa tipo la con la carta forno. C'è la cannuccia, carta forno, l'apre. Beh, inutile. Questa roba ah, qua. Perché si è schiacciata la cannuccia, non c'è più l'aria che passa. Quindi puoi fare un altro contenitore per scrivere con la penna. Allora, ragazzi, tenete conto che metà di questi trucchi sono inutili, secondo me. Posso dire? Ma io li ho sempre utilizzati, sono sempre stata la prima della classe. Mi devo rimettere i miei. No, cioè li prego, non lo fare, non lo fare, non lo fare. Ah, ora sì che si ragiona seriamente. Scrivete tutti, Luca, non stai bene. Ogni persona che mi insulterà nei commenti per questi occhiali verrà completamente bannata dal canale. Andiamo avanti. Tic tac, che ne mangiamo un sacco. Buoni. Scotch. Scotch e adesso secondo me brucia, cioè sciogli lo scotch. Ah no, sciogli la scatola di tic tac. Un cacciavite. Tutti hanno un cacciavite e un accendino a scuola. Vabbè, diciamo che diciamo che non è. E soprattutto lo stuzzicadente. Ci mette lo stuzzicadente. Ah, così fa il porta scotch, guarda. Sì, ma non puoi andare all'edicola, sì, posti comprare questo scotch, compri quell'altro. Magari uno che si diverte nel fare le sì, cose. Sì, ma è, no, ma è divertentissimo fare una cosa così. Ma certo, la gente va in discoteca, esce come uno spasso. Sì, è uno spasso, bellissimo. Vabbè, però magari. Sì, l'unica persona a cui potrebbe piacere fare una roba così è Michele Molteni. Guarda, questa si taglia. Però non è male. Sì, sì, no. Allora, rischi di tagliarti con quella la metto no, così. No, ma poi è sicuro, è comodo. Non, cioè, non vedo cosa. Allora, non va bene. Burro cacao. Lo tagli, beh, è comodo. Lo riempie di. Colla. Ah, ci mette la... questo è figo. Bello, questo, questo è bello. Figo veramente. Questo è bello, sì. Questa cosa è interessante. Vero, ok. Poi verifica. Cerchi tutte le risposte giuste. A un certo ti punto si rompe il pastello. La cosa fai? La temperi. Ok. Non si tempera la matita. No, si tempera invece senza nessun tipo di problema. Ah, però sporchi tutto, si sporchi le dita, cosa fai? È un problema. Problema enorme, sempre avuto questo problema. Prendo dei fiammiferi, ma è chiaro, ma è ovvio. Io andavo con i pacchetti di fiammiferi. Ma certo, prendo dei fiammiferi, vediamo cosa succede. Taglio la scatola dei fiammiferi, attenzione, la riempio di colla, ci metto dentro questo, boom, ma è geniale! No, ok, posso dirti? Comunque ne vale la pena fare tutta questa cosa, posso che comprare un temperino. Ma certo che ne vale la pena. Quindi iscrivetevi al canale! Attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Bella!